Che ne trovano da parte, un po' chiuso, ecco. Vabbè, ti stavo dicendo che mentre tornavi nella casa, tutto un corpo, la mamma gli ha detto alla figlia che aspettavano un bambino dallo zito. Oh, ma anche cane, signori, ora uno figlio da mamma, da sogra, da figlia, da sogra. E la poverina, appena ha sentito la notizia, gli è venuto un attacco cardillo. Sì, sì. Un attacco chi? Cardillo! Un collasso, va! Ah, un collasso! E hanno finito per la strada! No. E ora sono in coma all'ospedale! Ma davvero? Allora! Non so più se niente! No, ma che cane, signori! E magari se lo pigliaro! No, non sa niente! Non sa niente! No, E non ci può telefonare! Ah, no, è vero, se sono malata non ci può telefonare! E ci può telefonare a cacadunare come ci domandi! Non so e te raccomando, appena sa qualcosa però, venite a Millo! Ora va a passare con Brian sonno, sto meglio! Penso che stanotte mi venne caccata pure a mia, in questo blocco canari! Cardillo, filo cardillo! Ho concesso ad attaccare la pinna! Ho cardillo canario, sempre un uccello! Va bene, cardillo canario! Non ti preoccupare, che come mi vedo la puntata stasera, vengo e te la conto! La puntata? E perché chi? Era un film? Ma no, era una soap opera. Da chi? Una soap opera. Una soap opera. Una telenovelas. Ah, brutta! Ma caro, ma cosa faccio? Che è per questa cara? Mamma inquieta, una madre, no, una disgraziata! Perché la mamma te lava quattro piatti? Sì. Sembra che cacciano pochi furti. Io uso quelli di plastica! Disgraziata, che non è che tu come fai questa televisione? Sì, sì. Ah, sono povera, dai, faccio vedere! Io sono povera! Sta fragile che non è altro! Ah, sono povera! E me la fanno attaccare con cardillo e canario! Ma stava venendo una cosa mia al tuo cuore, sta disgraziata! E se vedi chi non aveva chi tu come faci? Non aveva un marito come a mia! Ciuscioni tutti maneri! Ti sperdiste qualche cosa? E veramente c'era una stampa di caffè che mi era arrestato! Ah no, non mi da sti filo! Mi ti vai, sto guardando mai! La faccio a vedere io! Sta fragida! Ma che cane! Ancora, sono vivo tutto, non mi da stava manco una stampa! Lasciamo andare vai, lasciamo andare io, mi faccio un'altra! Che mera fuoca, Ida! Ci spacciare tutto così! E non mi sbrighi nulla maniera, che giornata, che giornata! E che schifo! Che schifo, non si può più cattare niente! E dinno, il progresso porta benessere! Accanto sta portando la fame! 50 euro, appena scangi, se ne vanno che una bellezza! Che schifo! Che schifo, qua mia! No, non parlava con tia! Ma Filomena diceva che non si può più cattare niente! Che andai a cattare la mente? Filomena, tre pettini! Mezzo chilo immaginato e quattro ruppe sardizzo 20 euro. Ah poi, non può che comparare. Non un detersivo. E due pacchi brioche 20 euro. Ma che un chilo di pira, un ipuma e quattro banani. E indovina quanto paga? 20 euro! No bestia, dici! Certo, tia, chi è non ti ha passato i soldi, mamma? Oh, bar e madambriaca, che ne ci dipende che ancora per ne aggiustare! Ah, aggiustate finalmente! E se vuoi sapere dove l'era zaccata? A mezza... Topantali, topantali! E mi dice che azzeccare sta a fare un topantali! Filomena, vedi che tu ultimamente sei un poco troppo un trusciuna, eh? Ah, io sono trusciuna! È possibile che dopo 20 anni di matrimonio non ti imparaste mi sia ordinato come a mia? Ordinato! 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 Lasciamo mandare dentro, apriamo il chiappo, ste buste e mi ti scapolo un po' cervello. Ordinato! E batinde, prima mi piglia a me da salo! Che decisi che non sentia? No, Mi fai No, non parlava con te! Che parlava? Con
Toro parlato! Sta pazzo! E carra fuori! Non lo faccio giù! Ti giuro! Non lo faccio giù! E te con bene, perché se ne andavo un resto! Sermaggia dalla quale la tua mamma, sì! Ancora non ti bastardo, ma sta pedrie! No, no. Porca rosazzo! Mamma te la vedo! No! Tua mia! Sono un bravo cristiano! Ma qualche giorno in chiste, mi trova bello sediato e quando è vero che mi chiamo Ciccio c'è in una casa! Ma se non mi grido, che se torna ad un arresto, madonna! Ah, tu sei qua l'attras. Ciao, ciao Frankie. Abbazzo. Frankie, ma che è tutto scuro? Frank, è tutto scuro? Frankie, ma perché è tutto scuro? Nicola, stava cadendo, Nicolas. Ma tu, Maruccio, non vedo niente. Frankie, tu, Maruccio, non vedo niente. Nicola, Nicolas. Duma luce, ma che non paga sta bolletta? Duma luce, non più niente! Nicola! Nicolas! Nicolas! Caccia dell'occhiale, se no non vede una mazzazza! Ma guarda l'occhiale, occhiali! Ma che bello! Guarda l'occhiale sonno! L'occhiale erano! Però guarda, sono talmente leggeri che manco mi accorgia che la pianta noi! Sono belli, eh? Sì! Sono i cavalli! I cavalli? Sì! E uscì così mente! Senti! Ma... Ma che? La nuova moda! Unisce la televisione! C'è così di meno che mi zicumuri non c'è mano posto di via di zoccoli! Sì! Sì! Che cattivo in tocco! Ma perché? Ma cosa dici? Dico che non hai tempi a perdere! E se proprio vuoi sapere, con mia moglie che mi fece sediare e Nicola non mette giù gli occhi e asalai, asalai! Fagli sto buono! No. Peccio, mi chiamasti! Che se non mi piace per carinza, se no ti do un resto! Tra di no, sei schiantato! Frank, ah. Ma stai tutto russo! Ah, e in erba, no, in erba, quando mi muoiono mi faccio sediare, divento tutto russo! Ma guarda caso, sti macchine hanno la stessa forma da sopra, però! Sì, ma venite mamma passa la visita! No, non vengo per questo! Comunque, caro Frank, per prima cosa mi ha chiamato Nicolas! E tu moderno! E tu come seconda cosa, ma dire un catanazzo è sto Frank, che non mi annudo qua! Ma come qui? Ma sei tu! Io? Sì! Mamma Nicola, ma tu sta fondendo i cerevetti! La televisione che ti sta squagliando! Io sogno Ciccio, il tuo vicino di casa! Usaccio, usaccio! Ma Ciccio è come dire Francesco! E Francesco in americano si dice Frank! A posto io ti disse mi chiami Nicolas! Franky, oggi bisogna essere moderni! Ah, ha già capito! Io Franky e tu Nicolassi! Bravo, proprio così! Come stracci, piacci! Saluti! Grazie! Te raffreddasti? No, perché? E facisti acci? Non pensavo che te raffreddassi! No, stracci acci! Sono sì. I due puliziotti americani! Chi della televisione? Che risolvono tutti i casi, non ci fu manco uno! È sempre con sta televisione! Sette, sette! Settamelo, settamelo! Non da zaccare! Ah, una no, buona casi, che succedeva? Ah, ciao, Filomena. Ma veramente, mi mise a parlo con tuo marito e quasi quasi mi era dimenticato per figlio che era venuto. Chiede mia figlia si spaccia la testa. Chi i figli femmine sono un guaio. Buono, buono, Carmen. State calmo, state calmo, non guarda. E glielo do stesso parrucchiere o che da sua moglie? Un uovo caffè. C'è torrisi, anche due, anche tre. Siccome è un mio, se è buono tu piglio, se no piglia pazzia, c'è caffè ai dolci di lugno. Ah, va bene, mo piglio. Filomenas! Vai a fare il caffè! Oh, come ho detto che andai! Ma che cammi! Non è che ti senti male! Non è che tu te ne botti in zoccola! Ma sta a ruggere vedo! Ma sta zitta! Sta zitta che non capisce niente! Niente, te padrai moderna! Ma tu sei che non capisci! Insomma, Filomenas! Vuoi un po' caffè, sì o no? Perché se non voglio dire un fazzo, tu che fai? A dopo tu voglio. Che pazzo! Che fai? Tu vuoi sapere che pazzo? Sì, voglio proprio sapere.
vuoi sapere che faccio? Io voglio sapere! Ma io faccio io! Così va meglio. Con permesso, Nicola. Vai e faccio caffè. Grazie, grazie, per me. Questo è meglio, mamma, porto io. Pote sempre servire, non si sa mai. Oh, certo che la facciste mi si caga, mi si piscia. E che buono, che buono. Quando ci vuole, ci vuole. Ma pur dire. Comunque, Frank, vedi che vieni in te, amo mi sfogo. Se non a me casa butto. Figlia, mia figlia, Loretta, mi fai uscire faccio. Ma Nicola, ma tu quanto figli ne hai? Una, perché non sai? Ma scusa, ma tua figlia non si chiama Candelora? Ma Candelora è antico! Loretta invece... E c'è un modello! Bravo, proprio così! Ti stavo dicendo, chi da mia figlia Loretta, si spaccia la testa. Saccio che ci vieni, invece mi pensa al suo futuro, ci viene uno strano idente a testa. Io figlio, forse che te, non ci trovo una strada giusta, e io da che pensavo mi dici, che sta professione la convince. Faccia! Femmina senza cervello! Ma io saccio qui la colpa! Il cui ci sta attaccando sti puli dentro la testa! E come sta portando a malassata sta figlia! Ah sì? E su sai, perché non va con un bastone e ci apri a testa al libro, eh? Perché? 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 Perché se potivoravo che l'era fatto, ma è mia suocera! Tua suocera? Mia suocera, mia suocera! Ma mi stai sbattezzando, ma se chi te ne esce faccia per candelora, candeletta, come catanazzo si chiama? Sì, ne esce tanto faccia che è per fundire completamente! Ma stavolta non c'è dugno, Vinta. Se pensa con l'ora a mia figlia ce l'ava trova ridda, vuol dire che non mi conosce buono. Stavolta faccio una strage, faccio! Buono, buono, Carmine, Carmine! Una strage! E che manchi, Carmine, che lavoro c'è? Ci consigliamo faccio l'accompagnatrice a pagamento? Peggio! 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 Chi te lavora nei notti? Peggio! Peggio! E che cosa? Mi vergogno per motivo. Addirittura? O manchi, Carmine? L'avvocato! Che... Capisci? L'avvocato! Mia figlia l'avvocato! E ora l'avvocato è un brutto lavoro! Ma è antico! Ah! Mia figlia a fare un lavoro più importante, più gratificante! Insomma, mia figlia va a lavorare alla televisione, sì! Va a fare Avellina Striscia la Notizia! Oppure che ne sa, c'ho la letterina di Carlo Conti! Insomma, mia figlia va a fare un lavoro serio! E non l'avvocato! Ah! Ora mi sfogai, mi sento meglio! Pronella Teatro, decima rassegna teatrale 2016, chiude i battenti per quest'anno. Grande soddisfazione, Roberto Mandica con alcuni componenti del Teatro Aquila. Ti leggermente stanco, Roberto? Stanco ma soddisfatto, contentissimo per come è andata quest'anno, per le scelte fatte in calendario, in cartellone, scusate, la stanchezza, e per quanto il gruppo ha lavorato, abbiamo lavorato veramente, servono queste cose, anche la fatica serve per unire il gruppo. Nove serate con la vostra che chiude questa decima rassegna teatrale, nove compagnie da diversi paesi. Nove compagnie di diversi paesi, nove dialetti, nove scenografie, nove attori protagonisti, è tutto bello. Tanto pubblico comunque, perché ogni sera c'è il pianone, questa sera diciamo che è veramente un pianone incredibile. Sì, noi lo sapevamo, l'anno scorso ci ha trovati un po' impreparati, però quest'anno ha funzionato meglio, ci siamo impegnati e credo che, voglio dire, forse qualcuno scontento ci sarà stato, ma credo non proprio per colpa nostra. Avete inserito anche quest'anno la raccolta fondi per gli amici dell'oncologia, questo vi fa onore, è un bel gesto, il pubblico ha aderito a questa vostra iniziativa. Sì, il pubblico ha aderito, noi abbiamo raccolto circa 1.060 euro, li abbiamo appena contati, noi domani o dopodomani effettueremo il bonifico e daremo contezza ai benefattori pubblicando la ricevuta su Facebook come abbiamo fatto l'anno scorso. Roberto, adesso ho una breve pausa, credo, o non c'è? Sì, questa settimana quanto smontiamo qua, domenica già saremo a Bagnara. Ecco, quindi il nuovo Teatro Aquila non si ferma, tutta l'estate ancora in giro per le varie città, no? Quindi siete già pronti? Siamo pronti, la commedia sembra che funzioni, almeno questo dovresti dircelo pure tu.
ma il pubblico l'ha gradito, quindi siamo sicuri di fare bene anche quest'anno. Tempi moderni, voglio dire, questa è una commedia che voi avevate già portato nelle piazze qualche anno fa? Sì, circa 6-7 anni fa l'ho voluta riproporre con qualche innesto nuovo. Credo che, insomma, dopo tanti anni di rodaggio e di palcoscenici, insomma, è cresciuta molto la commedia, perché il bagaglio culturale e artistico dei soci, insomma, degli attori in questo caso, si è visto. Devo dire bravissimo Nicola Cuzzucoli al suo debutto, proprio straordinario, bravo, e qui sta mangiando il pasto, il meritato pasto dopo una giornata. Adesso smontiamo però, Adesso il lavoro. No, vabbè, comunque gli attori di questa sera è una parte degli attori del Teatro Aquila, perché so che state preparando qualche altro lavoro, magari lo vedremo. Lo vedremo in inverno, non solo un lavoro nuovo. Continuate a seguirci, perché grandi novità ci saranno questo inverno per allietare l'inverno melitese. La decima rassegna termina, quindi il prossimo anno a luglio ci sarà l'undicesima rassegna. Già state pensando a modificare o continuare in questa maniera? Sembra che comunque quello che state facendo sta andando tutto bene, tutto liscio, quindi che modificate a fare? No, credo che si possa sempre migliorare, da ogni anno si deve imparare dove si può fare ancora di più. Grazie Mimmo. Sì, miglioreremo, già stiamo pensando a un calendario nuovo con qualche novità, quindi cambieremo un po', vediamo un po' il discorso abbonamento. Molto probabilmente l'anno prossimo renderemo questa piazza ancora più teatro, perché quando c'è la gente giusta e quando si lavora bene, anche una piazza diventa teatro. Non c'è bisogno di avere teatri, non c'è bisogno di avere luoghi chiusi. La gente, anche Brunella ha risposto bene, io dai primi anni che abbiamo iniziato, dove c'era caciara, dove si viveva la rassegna come festa patronale, d'altronde non erano abituati. Adesso le persone stanno in silenzio, evitano di passare anche con le macchine per non disturbare, quindi questo è un merito che condivido con tutti i miei ragazzi, sono più grandi di me, però un merito che condivido col gruppo, perché abbiamo lavorato bene. No, appunto, comunque un pubblico educato, un pubblico che seguiva con molta attenzione tutte le serate, e quindi anche in piazza si può fare, giustamente come dicevi tu, teatro. La gente è stata veramente attenta, quindi complimenti a voi che vi siete organizzati bene, perché ho visto che tutti i ragazzi del gruppo hanno lavorato all'inizio, alla fine, tutte le serate. Sì, questa è la forza di questo gruppo, momenti che uno si allontana momentaneamente per altri impegni, studio, lavoro, ma quando c'è bisogno poi sono tutti qua. Ce n'è uno solo che è un vagabondo, non fa nulla, è Dario, quindi vabbè. Quello mi mangiò le mani quando gli ho permesso di venire a lavorare in radio. Avrei dovuto pagarlo io e tenerlo con me. Vabbè, no, Dario uno che... Dario, devo dire, è un valore aggiunto, noi lo conoscevamo come attore, l'abbiamo visto, ma è bravo anche come grafico. La grafica di Brunella Teatro è stata tutta sua, anche questo luogo, questo logo. Noi abbiamo Dario, che comunque è Dario, e poi abbiamo anche una grande artista come Giovanna Scopelliti, che mi sorprende sempre di più ogni anno quando dice: me la vedo io per i ricordi. È un successo. No, non mi preoccupo più, è stato solo il primo anno ad non aver avuto fiducia, però poi... Facciamo solo un saluto. Il tuo nome? Antonino Romeo, buonasera a tutti. Ecco. Giovanna Scopelliti. Nicola Cuzzucoli. Domenico Spinella. Giovanni Franco, alla prossima. Ecco, io magari impallo il cameraman. Antonietta Enrico. Enzo Romeo. Giulia Romeo.
Adesso mi vorrei fermare dal presidente, giusto perché il direttore artistico. No, il presidente due parole ce le deve dire. È difficile coordinare tutto, no? Naturalmente il presidente poi è quello che alla fine decide quello che bisogna fare, il programma, insomma in collaborazione con tutti quanti. Sempre in collaborazione, perché comunque se quella non c'è non si può fare niente. La forza del gruppo è proprio questa, comunque quello che avete visto, non ci fossero tutti, non sarebbe stato così, c'è poco da dire. Certo, comunque noi non finiremo mai di farvi complimenti, perché veramente è un gruppo affiatato, un gruppo che lavora tantissimo per il teatro, vive il teatro. Sì, viva il teatro e viva il gruppo, il nostro in modo particolare. Un applauso. Sì. Ah, è arrivato il grande. Io vorrei concludere con il presidente e poi passo anche al grande artista di questo Edoardo, come mi guarda. Insomma. Volevo dire, l'estate 2016 non finisce con la rassegna teatrale? No, certo che no. Noi iniziamo già il 31, siamo a Bagnara. Sempre con questa commedia e poi iniziamo il tour di agosto, che già abbiamo parecchie serate impegnate in diversi, diciamo, luoghi limitrofi, diciamo, di Reggio. Fino a settembre? Sì, fino a settembre sì, diciamo la stagione sì, estiva finisce a settembre e poi iniziamo quella invernale, che dove ci tocca, diciamo, viaggiare, fare un bel po' di chilometri, perché teatri al chiuso qua ce ne stanno pochi, anzi da noi niente. Esatto, ma a parte il viaggiare per andare a esibirvi nelle altre piazze, poi d'inverno si lavora per preparare una nuova commedia, si lavora tutto l'inverno, quindi mai fermi. Mai fermi, quest'anno speriamo di ripartire col laboratorio dei ragazzi ad ottobre sicuramente. Purtroppo per questa rassegna non abbiamo avuto, ci è mancata la serata, la decima serata era quella proprio dei bambini. Non ci siamo riusciti perché abbiamo avuto problemi di sede. Vabbè, il prossimo anno li vedremo i ragazzi, i bambini. Meno un po' cresciutelli, perché è già il quarto anno che hanno iniziato con questo, quindi dall'età di 8 anni fino a 15 fanno laboratorio. Sì. Bene, grazie, complimenti ancora, grazie a Mariolina Romeo, presidente del Nuovo Teatro Aquila. Passerei là, poi a Roberto lo teniamo per ultimo per i saluti. Buonasera. Buonasera a te Filippo e buonasera a tutti voi che ci avete onorati per questa settimana, siete stati molto calorosi e vicini, ormai ci sentiamo un po' fratelli, quindi questo ci dà un po' di grinta in più per farvi vedere qualcosa che faccia spettacolo e faccia un po' ridere, perché ne abbiamo tutti bisogno. Esatto, esattamente. No, volevo chiederti soltanto del personaggio Ambrosio. Com'era Ambrogio Maria Fumagalli. Comunque azzeccatissimo, veramente una parte straordinaria, perché voglio dire, non è facile interpretare il personaggio che hai fatto tu questa sera. Ti facciamo tanti complimenti, Natale. Grazie, grazie. Ce n'è voluto di tempo per immedesimarti nel personaggio, oppure sei andato tranquillamente a ruota? Diciamo che ognuno di noi siamo portati a fare alcune parti. In un certo senso, caratterialmente, bisogna essere portati a fare una parte come questa di questa sera. Io per fortuna sono sposato e tengo a precisare che amo le donne e mi piacciono. Questo lo garantiamo. Però fare questa parte mi è facile perché. Ma solo perché è bravo. Solo perché è bravo. Bravo Natale, complimenti, grazie, complimenti. Grazie, grazie. Chiudiamo questa intervista con tutti, una parte dei ragazzi, con Roberto. Che dire Roberto? Adesso tiriamo un po' il fiato. Qualche giorno sì. E poi ci rimettiamo al lavoro. Sì. Tiriamo il fiato contenti anche perché il tempo ci ha aiutato.
le serate sono state seguitissime. Siamo stanchi ma soddisfatti. Soddisfatti. Soddisfatti, grazie veramente di cuore anche al lavoro che avete fatto, alla pubblicità e alla visibilità che date a questa manifestazione. Ritengo che solo così si può crescere con lavori di sinergia tra tutte le realtà, le belle realtà di Melito Porto Salvo. Dovremmo imparare a farlo in tutti i campi, non solo nel campo artistico, ma in tutti i campi. Se collaboriamo, noi calabresi siamo bravi, siamo tosti. Belli tosti. Riusciamo in tutto. Bene, ragazzi, io vi lascio andare, so che adesso ancora non è finita la serata perché c'è da lavorare tanto, però c'è anche un momento questa sera di relax dove noi vi terremo volentieri compagnia. Ebbene, si è praticamente autoinvitato. Ci fosse stata mia moglie, credo che una battutina delle sue non manca. Sicuro. Sì, ci fa piacere, l'abbiamo invitato per tutte e 9 sere, ha detto sempre no. Dario fa così, non so se deve andare a fare la pipì, non lo so quello che deve fare. Comunque, buonanotte, grazie. All'11ª rassegna Prunella Teatro 2017, porterà bene sicuramente. Grazie. Bene, grazie a tutti. Se il cameraman fa una ripresa, eccolo qua. Ciao, buonasera.